troviamo quest'oggi in una delle realtà della famiglia Antinori, alla tenuta La Braccesca. La famiglia Antinori ha numerose tenute all'interno del territorio italiano e non solo, che spaziano dalla Puglia fino alla Franciacorta, con il core business che invece si trova appunto in Toscana ed Umbria, dove ci sono la maggior superficie di ettari vitati. La nostra interpretazione della concimazione è un'interpretazione con una dieta personalizzata per ogni vigneto e chiaramente per ogni areale viticolo, perché abbiamo numerose tenute e numerose diversità e differenze all'interno delle nostre tenute in funzione del suolo che andiamo a trovare e conseguentemente anche del terroir. L'interpretazione della concimazione per la famiglia Antinori è un'interpretazione personalizzata e la concimazione minerale è fondamentale. Lo è perché per noi abbiamo vari vigneti in vari areali diversi e questo ci porta a interpretare la concimazione in ogni momento in funzione delle aree, anche in funzione della distribuzione. La concimazione minerale fatta nel periodo primaverile, che poi possa essere fatta localizzata oppure a piano campo, a seconda anche delle condizioni climatiche del momento, è comunque una pratica assolutamente indispensabile per equilibrare il vigneto e portare a appunto un equilibrio vegeto-produttivo fondamentale, sia nella parte di quantità di uva prodotta, sia soprattutto anche nella qualità dell'uva che viene prodotta e il suo riscontro poi nella fase successiva, che è la fase enologica di produzione dei vini. Nella logica della interpretazione della concimazione siamo stati probabilmente tra i primi che abbiamo iniziato ad utilizzare una localizzazione anche all'interno delle stesse aree di vigneto, con una distribuzione puntuale di una maggior quantità di nutrienti nelle aree di basso vigore e una minor quantità di nutrienti nelle aree di alto vigore, in modo da poter bilanciare la nutrizione di un determinato vigneto. Questo rientra un po' nella logica anche dell'agricoltura di precisione, che ad oggi è molto diffusa, ma che certamente deve essere applicata anche in un senso di bilanciare le diverse aree all'interno dello stesso vigneto. L'attenzione alla sostenibilità nella gestione dei vigneti per la famiglia Antinori è fondamentale e la scelta di un azoto a lenta cessione che massimizza l'efficienza della nutrizione del vigneto va proprio nella direzione della sostenibilità all'interno della nostra pratica agricola. Eurochem propone per una viticoltura di qualità la concimazione con due prodotti, il Nitrofosca Special e l'Entec Perfect. La concimazione può essere fatta in un'unica soluzione in primavera, applicando questi concimi in quantità variabili a seconda dei carichi produttivi e della tipologia del vigneto, ma per dare un numero possiamo dire dai 3 ai 5 quintali a ettaro. Leggermente minore è la quantità di Entec Perfect che si distribuisce proprio perché è un prodotto che lavora con un'efficienza superiore. Ma noi da sempre consigliamo la concimazione frazionata, una autunnale ed una primaverile. La concimazione autunnale consigliamo l'uso del Nitrofosca Special e in ragione di un terzo del fabbisogno totale della pianta, mentre in primavera andremo ad esempio con l'Entec Perfect a completamento appunto della quantità richiesta.